La prossima storia di quelli che speriamo non siano gli ultimi veneziani si svolge nell'unica piazza della città, che, manco a farla apposta, è il punto più basso di Venezia. Questa mattina il Mose per fortuna è stato attivato perché avevamo una previsione di 115 cm di acqua. 115 cm di acqua alta significa avere nella zona più bassa della città, che sono le procuratie vecchie dall'altra parte della piazza, 30 cm di acqua. E questo l'ha fondato mio nonno nel 1948, ha aperto la prima gelateria a Venezia e quindi abbiamo sempre cercato di mantenere un luogo frequentato da veneziani. A fatica, devo dire, un tramezzino 2,50 euro, cioè, voglio dire, prezzi direi normalissimi. C'è un carretto lì fermo ed è del transporter che si è fermato e dentro probabilmente sta bevendo uno spritz, perché qui gli spritz si iniziano a bere alle 3 del pomeriggio. Piazza San Marco, uno dei luoghi più eleganti del pianeta, ma per Claudio è soprattutto il posto in cui i veneziani dovrebbero tornare ad incontrarsi. Ma tu quando eri piccolo giocavi a pallone qua? Mi è capitato di venire magari la sera con gli amici, però non è che fosse consentito. La piazza adesso stiamo cercando di far sì che i veneziani tornino a viverla, ma la verità è che l'overtourism tende a allontanare i cittadini che fanno veramente fatica a vivere la città. Queste sono ancora le procuratie nuove. Tra un po' passiamo davanti al Caffè Florian. Qui, dove i turisti fotografano il menù con il notoriamente costoso caffè del Florian, Casanova corteggiava le sue dame e gente come Byron, Goethe e Rousseau si è seduta a pensare. Tante delle cose che sono successe a Venezia sono successe nei caffè di piazza. Oggi, però, è il luogo perfetto per un selfie in una giornata di pioggia. Ci sono più posti letto per turisti che cittadini in questo momento nella Venezia insulare. E quindi Venezia, che un tempo era un punto di incontro, di cultura, di crescita, in questo momento storico viene un po' snobbata perché si torna alla problematica dello scomodo. Viviamo in una società dove tutto deve essere velocissimo. Ecco, Venezia è tutto fuorché veloce. Mercante fa affari con tutti, non sta lì a guardare chi sei, cosa non sei, cosa fai, da dove vieni, di che religione sei. Quindi il veneziano continua ad avere questa anima di apertura verso il mondo, che secondo me è bellissimo. Se noi veramente fossimo gli ultimi veneziani e fosse vero, veramente il genere umano si estingue, perché vuol dire che non abbiamo più capito niente.